A me mi fanno ridere, capo, mi mandano a chissà, quelli che raccolgono i pezzettini e le cose. Quelli che raccolgono il ecologista. Non correte nei cespugli, che poi non si sa quello che c'è. Piccini, piccini, cinivini. Vediamo se Tofisi spara la cacata panoramica. Allora, Cali, non gli devi rompere i coglioni a Tofì. Mica si ci infila su te. Qui ci stanno un'altra volta i cani selvaggi. E si nascondono qua nel subbed. Ma già mi conoscono. Hanno aggredito un signore. Ma come, non si vira un cazzo questo. Hanno aggredito. Succede quando passo io e da mia me conoscono, perché già gli ho urlato, già gli ho urlato, a me non mi dire. Questi sono, vedi che a me non mi dicono un cazzo. Ah, lo sai questo sogno, vero? Minchia. Come sei? Fate i bravi. Non mi ascoltano proprio. Che so che cazzo gli è preso. Non lo so, non mi hanno ascoltato, se ne sono andate dal cane di una signora che era nel precipizio. Dai, va. Dice che questi cani, quei cani sono buoni. Cani randaggi buoni con le patate. Poverini. Però non si sa mai, da acchiappano un canuzzo te lo smantellano tutto. Dipende, perché fanno branco, quindi può essere pericoloso, secondo di come. Poi non hanno profilassi, non hanno nessun vaccino, nessun, anche assurdo, li dovrebbero prendere almeno e mettergli un collarino, scrivere il nome, mettere un collarino che gli fa un anno di antiparassitari, almeno non li diffondono. Prendersene cura, c'è pieno qua di veterinari, ce n'è uno là, uno qua. Boh. E pagarli subito, lo Stato. Sì, vabbè. Lo Stato, no, manco, lo staterò, lo Stato, spai che stai dicendo, boh, chissà. Una ticarella ci vogliono ogni tanto, due, papà, che così, vedi, ora mi ascoltano di più, perché prima proprio, non mi ha ascoltato proprio, se n'è andata appresso a un cane nero là, c'era un cane nero nella punta con la signora, e com'è che non sono caduti? Non mi ha ascoltato, soprattutto Tofì, chissà che cazzo gli sembrava, forse un amico, gli si è andato a strofinare, a fare non ho capito per quale motivo. Mettiamo qua, ci vuole ogni tanto quattro schiaffi. E poi quattro naticate, vero? E poi li lasci come gratitudine, se vedi che ti guardano in faccia, li lasci, li puoi rilasciare senza guinzaglio, perché vuol dire che ti hanno capito, ti stanno guardando in faccia, quindi vuol dire che hanno capito. Chissà che hanno sentito Dori, forse gli piaceva, era un bel can figo, Oliver.
state vicino, non ci nevio. Tofiti, ti fai uno schifo, ti stai combinando. Posticino di base. Così quando gli levo il guinzaglio, qualunque cosa succede, o rumori, o tuoni, o fulmini, o cani, o cose, loro sanno che qui, in questa postazione, loro hanno una specie di base. Quindi vengono sempre qui, qualunque cosa c'è. Questa è una postazione, oltre la gente alla casa. Ora poi vi faccio vedere cosa c'è a terra. Guarda come ti sei fatta stare. Guarda, la cagnoletta petta. Non so se tana. Tofi. Ah va, lasciale stare gli animali. Vicini denni. La tana è di Tofigel. Sì, bravi, se state vicino, quando vi chiamo, com'è, quando vi chiamo cosa dovete fare? Ah? Cosa si fa quando vi chiamo? Ah va, non l'ammazzare la cosa. Mamma mia, quant'era? Occhio! Occhio, Tofi! Minchia, un ragno enorme! Guardate quant'è, non lo so se si è. Sì, è là dentro. Dentro quel buco, ferma, ferma. T'ha pizzicato? Minchia, lo gran ragno! Eccolo, eccolo. Vedi quant'è. Una tarantola. Fermi, fermi. Una tarantola, che cazzo è? Ai, questo male fa. Hai visto quant'è brutto, col pungiglione pure dietro. Ferma lì. Non mi rucchio. Qua. Le quant'è? Questi saltano pure. Buh! Sì, l'ho visto, niente ti faccio. Hai visto quando è? Che si salta, guarda. Mi vuole aggredire. Ragno schifoso. Fermato! Minchia! La cacciatrice. Vedi quant'è? Brrr, sì, ce ne stiamo andando. Ti lascio un po' di sali minerali miei. Divertiti. Questo è buono, è pappa, no, non mi aggredire, niente ti faccio. Ciao, ciao amico. Vedi qua. Vetro, vetro e vetro.